Questo incontro verrà registrato? Doveva essere registrato, ma no, non è stato registrato. E adesso sta facendo una gran fatica a cominciare a far partire la registrazione, evidentemente perché siamo in tanti collegati. Ecco, invece è partita adesso. Dunque, può per cortesia proporre la prima slide proposta proprio all'inizio, quella con il DPR? Giuseppe Della Sala, no, no, mi può ripetere il senso della domanda? È ancora in linea? Vabbè. Poi c'è. Professore, poi le slide le mette sulle pagine web, no? Le slide sì, sicuramente. Perfetto, quindi anche il dottor Della Sala eventualmente trova le slide lì e vede che cosa gli era sfuggito. Può darsi che fosse semplicemente gli era sfuggito qualcosa e voleva prendere una notazione. Dunque, poi c'è Francis Diazai che chiede se può fare una domanda. Ovviamente sì. Salve. Sì, prego. È No, la lei? mia. Sì, erano un paio di domande. La mia Prego. prima domanda era, dopo aver ottenuto i 24 crediti CFU, posso fare domanda per le scuole e insegnare o c'è nel senso devi formarti ancora per arrivare a quel livello lì? Cioè devi No, fare una formazione aggiuntiva. dunque, allora, naturalmente se uno vuole ottenere per parlare un linguaggio comprensibile anche da me stesso, se uno vuole avere il famigerato posto fisso deve partecipare al concorso e superare il concorso che è un concorso al tempo stesso abilitante che poi diciamo dall'accesso privilegiato alla scuola, mentre con i 24 CFU, senza i 24 CFU non si può assolutamente partecipare al concorso, si può però al tempo stesso diciamo inserirsi nelle graduatorie. Quelle che si chiamano terza fascia. Queste cose per diciamo dettagli su questa parte io vi invito diciamo a fare riferimento anche e soprattutto ai CAF dei sindacati della scuola, cioè c'è tutto un mondo lì che noi tocchiamo appena diciamo le informazioni che diamo sono certificate per tutto quello che riguarda l'ambito strettamente universitario, no? Poi noi preferiamo stare molto attenti a quello che diciamo e a quello che riportiamo per quel che riguarda la parte del Ministero dell'Istruzione che ha delle regole, dei regolamenti, delle leggi proprie e in continua fase evolutiva. Peggio che da noi, e quindi diciamo per evitare qualsiasi errore, io mi dichiaro senza tema di dubbio di smentita incompetente e non voglio generare caos, confusione e errori nelle vostre scelte. Quindi diciamo è sicuro quello che ho detto. Insomma, sono facendo affermazioni che sono affermazioni certe. Quindi i CFU sono necessari per poter accedere al concorso. Senza il concorso uno non può avere il posto fisso. Naturalmente uno può avere delle supplenze a scuola, ok? Una volta che naturalmente si è laureato, diciamo. No, io diciamo che sono iscritto al terzo anno, però voglio arrivare alla magistrale e ottenere i crediti aggiuntivi per insegnare, ecco. Certo, no.
Ora, io devo dire, dal punto di vista storico, se uno guarda quello che è successo nel corso del tempo, ma anche degli ultimi anni, si sono create situazioni abbastanza paradossali, per cui per certe classi di concorso anche recentemente sono mancati i docenti. Si sono esaurite tutte le graduatorie possibili e immaginabili e i dirigenti scolastici sono andati in giro a reclutare chiunque incontravano per strada e aveva una plausibilità come docente. Ecco. Quindi la situazione può essere molto diversa a seconda del tipo di classe di concorso a cui uno ambisce a insegnare. Ci sono alcune che sono saturate, altre in cui la situazione è più favorevole e magari può essere facile riuscire ad avere delle supplenze presentando anche delle domande direttamente alle scuole perché si è creato un Però buco poi, storico. Dica, cioè, dica. dopo acquisisci punteggio, cioè, come funziona la cosa del Sì, punteggio? ora. Cioè, man mano che insegni acquisisci punteggio, giusto? Sì, certo. Ok. E l'altra domanda che mi preme particolarmente, siccome io ho un DSA, ok? Quindi, cioè, nel senso, il tempo posso aumentarlo? Cioè, come funziona? Sì, è previsto e abbiamo avuto ovviamente già altri casi analoghi, quindi diciamo è Quindi non sono previsto escluso. come diritto di estendere proporzionalmente, no, il tempo dedicato per l'esame. Ok, e nel senso, visto che ci sono tre prove, nel senso che poi ho diritto alla prova scritta e alla prova orale, giusto? La terza prova la posso, quella di preselezione in pratica, la posso. No, ma lei sta parlando del concorso. Io ho mostrato Ok. le prove che sta citando, secondo me, sono relative a una delle prime slide in cui io descrivevo in cosa consiste, il concorso nazionale. Però, vabbè, Ah, mi sembra ok, allora. abbastanza prematuro. E quello è gestito non dalle università, quello è gestito dal ministero. Allora, vabbè, mi Che sono poi fa confuso. bandi regionali, quindi la gestione finisce, diciamo, nelle sezioni locali del Ministero che sono gli uffici scolastici regionali. Vabbè. Ok. Era questo, in pratica. Grazie. Grazie mille. Grazie a lei. La dottoressa Luiso dice: salve per chi deve svolgere un esame che può essere riconosciuto, ma a gennaio. Cosa fa? Si iscrive al 24 CFU dopo lo svolgimento di quell'esame? No, io consiglio di non fare così perché l'iscrizione ai 24 CFU consente di avere il diritto a seguire, per quanto diciamo in differita, i corsi. Quindi l'accesso alla piattaforma Moodle e a tutto il materiale. Viene concesso soltanto a completamento della procedura di iscrizione. Quindi se lei non si iscrive adesso, tra virgolette, rimane indietro, non so come dire. Ci sono dei corsi che, come avrà visto, partono la prossima settimana, uno o due di ambito D sono partiti addirittura con l'inizio del semestre. E se lei vuole seguire quei corsi in particolare, le conviene avere accesso immediato a tutto il materiale, no? Quindi noi abbiamo fatto già in passato una procedura in cui diciamo, lei segnala che darà l'esame e noi glielo riconosceremo una volta che l'avrà sostenuto. Perfetto, Grazie. ringrazio.
Grazie. Sono contento che Marina sta facendo segno di sì con la testa. Ero terrorizzato di dire cose sbagliate. La dottoressa Di Battista dice: se volessi conseguire una certificazione di linguistica e una informatica presso l'Ateneo, devo inserire nel piano di studi insieme a quelli del PF24 che ho scelto? Prof, la faccio riposare un pochino e questa per me è molto semplice. Bravo. Il piano di studio del PF24 è un piano di studio, direi, relativamente blindato, perché si riferisce proprio a questi 24 crediti che i candidati devono avere poi per poter insegnare. Quello che invece a cui si riferisce presumibilmente la dottoressa Di Battista è: a parte i 24 crediti, posso aggiungere qualche cos'altro? No, al PF24 non si aggiunge nient'altro. Ciò non toglie però che il candidato potrebbe volersi iscrivere a corsi singoli nel nostro Ateneo e ottenere crediti aggiuntivi rispetto a quello che ha, diciamo, relativamente alla propria carriera o a quelli del PF24. Però mi sento di dover puntualizzare una cosa. Se la dottoressa Di Battista intende inserire come nei corsi singoli idoneità linguistiche o informatiche, questi non sono corsi singoli, perché il corso singolo rappresenta la possibilità di fare esami di corsi di insegnamento. Le idoneità linguistiche e quelle informatiche non sono corsi di insegnamento. Quindi lo studente che volesse fare corsi singoli sceglierà se vuole un corso di lingua straniera o se c'è un corso nel Dipartimento di Ingegneria e Matematica, un corso di tipo informatico, ma non certamente le idoneità linguistiche, quali potrebbero essere quelle di inglese B2 o A1, o l'idoneità informatica che c'è in quasi tutti i corsi di studio dell'Università di Siena. Grazie, Mary. Dunque, ringrazio anche la dottoressa D'Alessandro che chiede una cosa che mi ero dimenticato di dire, che ripeto anche se Massimiliano cortesemente ha già risposto, però forse non tutti hanno visto. Ci sono limiti di tempo entro i quali conseguire 24 CFU dal momento dell'iscrizione? Sì, cioè uno per ciascuno vale l'anno accademico in cui viene erogato il percorso formativo, ovvero sia per voi che vi iscrivete al 2020-2021, la scadenza sarà il 30 aprile 2022, no? Che è la data di conclusione dell'anno accademico come definito dall'Università degli Studi di Siena. Quindi se voi non concludeste entro il 30 aprile 2022, anticipo eventuali domande di questa natura, cosa succederebbe? Cosa può succedere? Intanto non si perde niente, cioè i crediti che sono stati conseguiti sia attraverso la fase di riconoscimento, sia attraverso gli esami sostenuti, possono essere naturalmente fatti valere in altra sede o da noi successivamente. E però la vostra carriera viene chiusa e quindi se volete completare il PF24 qui a Siena vi dovrete riscrivere in uno degli anni successivi. Ripeto, senza aver perso nulla di ciò che avete portato a termine, di ciò che avete conseguito. Emilio, quando vuoi, ho un po' di domande dal lato Webex. Sì, va bene, vai. E non è che per caso avevi registrato. Eh no, perché pensavo registrassi te. Vabbè. No, io ti posso solo ringraziare e non ti posso rimproverare niente, sicché vai. Senti, Emilio, se permetti, se interrompi la tua presentazione, io condivido un file Word dove ci sono le domande scritte come mi vengono in chat, che così non faccio, Ah. non c'è un'intermediazione. Allora, vediamo se riesco a farlo. Spero.
dov'è la finestra? No, devo, scusa un attimo, devo aprirla. Allora, nel frattempo saluto e rispondo a Tommaso Iaquinta con il titolo LM32. Posso accedere a 9 classi concorsuali. Se scegliessi nell'area di didattica della fisica, potrei accedere solo a 3 classi? Sì, la risposta è proprio così. Allora Emilio, forse dovreste vedere tutti il file, che dite? Dovresti provare a ingrandire un pochino. Sì, subito, un attimo. Io però, ecco, sì, se Così? allarghi. Sì, perfetto, grazie. E poi via via io scorro mentre te le segui, ok? Sì, dunque, da Emanuele Santini, con la triennale in conseguimento si può partecipare al corso senza accedere al concorso? Sì, cioè, se la domanda è: si può seguire il PF24 durante la laurea triennale? La risposta è sì. Ok, Credo fosse quella la domanda, infatti. ok. Dunque, Sara Leone chiede: scusate, quanto costa seguire questo corso per noi iscritti all'Unisi? Per gli iscritti delle lauree triennali, magistrali e del dottorato, costa soltanto il bollo ministeriale da 16 euro. Quindi Prof, per gli iscritti 2021. 2021, scusi, mi spieghi, aspetti, No, aspetti. mi perdoni, era semplicemente una puntualizzazione. L'iscrizione che prendiamo in considerazione per considerare gli studenti contemporaneamente iscritti e quindi esonerarli dal pagamento di Ah, tutto, sì. escluso il bollo, perché il suo quello è l'iscrizione all'anno accademico Sì, 2021. no, no, va bene, va bene. No, no, è chiaro, cioè non può essere scritto nel 1972-73 e farlo rivalere, certo. No, guardi, no, è perché abbiamo molte contestazioni da parte degli iscritti 19-20 che si stanno per laureare e pensano di non poter, di non pagare le tasse neanche sul PF24, che però farebbero nel Ah, 2021, no, 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 nell'anno questo, accademico ecco, non bravo, coincide. no. No, brava, brava, questo è stato un caso che si è posto, mi è stata fatta una o addirittura 2 domande esplicite di questo tipo. In effetti è corretto, cioè assolutamente, è chiaro. Non è che uno che vuole finire ad aprile 2021 e che quindi è iscritto solo a 19-20 ha diritto a non pagare le tasse. Perché questo è il PF24 del 2020-2021, quindi è chiaro. È chiaro che quello è un caso, diciamo, un po' limite. Sì. Dunque, quindi gli esami A, B e C sono obbligatori, mentre per quanto riguarda il gruppo D dobbiamo scegliere un esame solo? No. No, allora, non è così. Voi dovete portare a conclusione del vostro PF24 una scelta che contenga 3 ambiti qualsiasi, possono essere nella, diciamo, nella terna che voi scegliete, può essere ABC oppure ABD, ci sono 6 combinazioni diverse, ciascuna di queste 6 combinazioni diverse è lecita se voi decidete di portare 3 soli ambiti, così come ovviamente è lecita la scelta di portare un esame per ciascuno dei 4 ambiti, ovvero fare il completamento sui 4 ambiti. Ok? Quindi avete in totale 7 combinazioni a disposizione, fra cui scegliere, e la potete costruire la vostra sulla base anche dei vostri interessi personali. Ok? Quindi un esempio sciocco che posso fare per chi non ha riconoscimento è che uno può fare ambito A, unico esame, ambito B, unico esame e 2 esami dell'ambito D. Ok? È chiaro che nei primi 3 ambiti c'è un esame soltanto per ciascuno, se li vuole fare tutti e 3.
farà un quarto esame fra quelli dell'ambito D e così via. Ok? Mi scusi una domanda banale, io sto frequentando il corso triennale Lingue per imprese a sede di Arezzo, con una laurea triennale e 24 CFU, non è possibile accedere alla classe di concorso? Cosa vuol dire non è possibile accedere alla classe di concorso? Non è possibile andare a fare il concorso, non è possibile iscriversi al concorso ordinario per ottenere l'abilitazione. Ci può essere una situazione in cui, come dicevo prima, se uno trova il deserto davanti a sé di domande e diciamo l'esaurimento di tutte le graduatorie di persone che hanno diritto all'insegnamento, può darsi che riesca a entrare nel mondo della scuola non avendo fatto nessun concorso, addirittura avendo anche per certi casi particolari e la sola laurea triennale, ma sono casi particolari, ok? Non so rispondere sinceramente se la sua laurea triennale le consenta o meno di entrare nel mondo della scuola, perché quello che conta in realtà è il numero di insegnamenti, il numero di CFU su certi settori scientifici disciplinari, come dichiarato da quel famigerato decreto del Presidente della Repubblica del 2016 in cui vengono ristrutturate le classi di concorso. È lì che si trovano tutte le risposte, in sostanza. Dunque, saluto di Marcella Parisi. Ho visto che alcuni corsi sono già iniziati, come bisogna fare se si è interessati a quei corsi, a chi rivolgersi? Dunque, sulla pagina web sono riportati i programmi e gli orari dei corsi e dovreste trovare corrispondentemente, con facilità, anche se non tutti ne date lì, gli indirizzi di posta elettronica dei docenti e quindi potete contattarli direttamente se avete bisogno di chiarirvi le idee, di sapere come comportarvi adesso che è già trascorso più di un mese dall'inizio delle lezioni. Okay? In realtà l'unico corso che è iniziato a ottobre, anzi no, gli unici corsi sono quelli di didattica della letteratura italiana qui a Siena, mi sembra di glotto didattica ad Arezzo e di didattica della lingua italiana sempre ad Arezzo. Questi mi sembra sono gli unici tre esami, sono tutti e tre di ambito D ovviamente, che sono già iniziati da tempo. Quelli che del primo semestre ulteriori invece non sono anche c'è un altro esame che è iniziato il 4 novembre però ora a memoria non me lo ricordo, però gli esami invece di area trasversale, quelli che sono molto gettonati, il primo comincerà il 18 novembre e il secondo il 19, quindi diciamo avete ancora un po' di giorni a disposizione. Però invito tutti, diciamo, come sostenevo in precedenza, a effettuare l'iscrizione, insomma, perché vi consente di arrivare, diciamo, ad avere tutte le informazioni che vi servono. Quali sono le tempistiche dopo aver fatto la preiscrizione relativa alla valutazione dei crediti formativi da parte della Commissione? Sì, grazie anche di questa domanda. Io, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire è questa: noi quest'anno abbiamo scelto, d'accordo e anche per richiesta, se volete, delle segreterie, di lasciare aperta la fase di iscrizione durante tutto l'anno accademico. In pratica si chiuderà, avrete come scadenza l'8 luglio dell'anno prossimo. Questo per consentire soprattutto alle persone che sono già laureate, che hanno bisogno di effettuare essenzialmente il riconoscimento crediti, di poter entrare quando vogliono e ottenere
con semplicità da parte nostra e per loro il certificato finale. È chiaro che è comodo anche per tutti gli altri studenti, però invito tutti quanti, diciamo, come ho già ripetuto un paio di volte, a effettuare l'iscrizione in tempi ragionevoli. La valutazione dei crediti, però, diciamo, ha un po' di problemi legati a questi tempi diffusi, ovvero sia io controllo quotidianamente i pre-iscritti che non portano richieste di riconoscimento e li rendo immediatamente idonei in modo tale che possano, se vogliono, definire la loro iscrizione. È chiaro che per gli altri aspetto di aver raccolto un po' di domande da presentare ai colleghi, perché io non posso in modo continuo, diciamo, rivolgermi ai colleghi della commissione chiedendo giorno per giorno i nuovi ingressi e le nuove situazioni, perché altrimenti per tutti noi, cioè io lo devo fare perché ho un ruolo, diciamo, che il rettore mi ha gentilmente attribuito, che è quello di delegato, e quindi, diciamo, questa deve essere comunque la mia prima preoccupazione in ambito di lavoro. Però non è così per gli altri colleghi, cioè gli altri colleghi contemporaneamente non è che io faccia solo questo, per amor di Dio, però, diciamo, c'ho una responsabilità forte su questo aspetto. Allora, tutti gli altri hanno un sacco di cose da fare e non possono, diciamo, dedicare tutto il loro tempo al PF24. Quindi, se voi avete un po' di ritardi nelle risposte, è frutto, diciamo, di questo tipo di organizzazione. Se volete, diciamo, è essenzialmente colpa mia, però non bisogna avere un attimo di pazienza. Io in questi ultimi giorni ho un po' riguardato tutta la lista dei preiscritti, siete circa 300, poco più di 300 persone, e sono rimasti da valutare qualcosa nell'ordine di una quindicina di persone. Con pazienza si arriva a definire tutto. Mi dispiace non poter dare, diciamo, una data tassativa, una scadenza tassativa, ma mi è molto molto complicato oggettivamente. Cioè io non posso imporre, non mi sento di imporre ai colleghi, posso garantire che i colleghi sono già abbastanza stressati dal sottoscritto, e quindi non credo che sia il caso di dare loro ulteriori motivi di avercela con me. Dunque, scusami, io sono Laura, posso dire una cosa? Senti, riguardo ai programmi, agli orari, alle registrazioni delle lezioni, ci sono anche le pagine Moodle. Cioè, io per esempio per teorie, tecniche e metodi dell'apprendimento ho la pagina Moodle già attiva. Cioè, quindi praticamente poi lì c'è tutto, troveranno anche tutto chi accederà al mio, cioè non c'è solo il syllabus o gli orari nel sito web, c'è anche la piattaforma Moodle dove poi verranno registrate le lezioni che gli studenti che non possono frequentare possono ritrovare lì, cioè quindi hanno più piattaforme dove informarsi. Sì, soltanto che la piattaforma Moodle è disponibile per loro solo quando si sono iscritti. Anche questo è vero, sì, devono essere iscritti. Sì. Devono avere l'account student.unic. Sì. Scusa Vera, però mi ritorni un attimo su perché avevo saltato una domanda. Sembrava fosse quella, No, ho saltato quella che diceva al diploma, un diploma del conservatorio vecchio ordinamento conseguito nel 2012 e quindi equivalente a laurea magistrale, può avere un qualche riconoscimento crediti?
Allora, sì, per quel che riguarda gli esami che sono erogati dal Rinaldo Franci, cioè quegli esami che si chiamano direzione e concertazione di coro, tecnica vocale e la terza che tecniche di consapevolezza corporea, ok? Questi, diciamo, non necessariamente questi tre precisi, ma ci deve essere una corrispondenza uno a uno fra il settore scientifico disciplinare del corso che viene presentato al riconoscimento e quello che viene erogato. Quindi ci deve essere una corrispondenza del settore scientifico disciplinare e possibilmente e assolutamente, non possibilmente, assolutamente ci deve essere una compatibilità con il decreto ministeriale 616. Quindi la risposta è sì, e naturalmente non è scontata la risposta, cioè non è scontato il riconoscimento, come sempre. Allora, questo... Una laurea in giurisprudenza con annessa scuola di specializzazione per le professioni legali il titolo di cultore della materia dà diritto ad un qualche riconoscimento a livello di materia da sostenere? Mi dispiace, direi proprio assolutamente di no, perché tutti i corsi della laurea in giurisprudenza che io conosco sono tutti esami di tipo disciplinare, puramente disciplinare, e anche la scuola di specializzazione citata è una specializzazione che non ha un aspetto di metodologia didattica, quindi non è plausibile. Chiaramente anche il titolo di cultore della materia, uno mi immagino che sarà cultore della materia per un esame di quelli di qui sopra, e quindi siamo punto e da capo. Insomma, mi dispiace, ma direi che non... L'ultima cosa... per rinforzare questa mia risposta, in più noi non abbiamo nemmeno, sulla base di quello che ho appena finito di dire, una corrispondenza tra un esame ius di natura giuridica e un qualche esame fra quelli erogati nel PF24, quindi non è proprio plausibile, diciamo, la riconoscibilità della vostra carriera per tutti voi laureati in quel settore. Dunque, seguendo il DPR 19, devo far fede al collegamento fra nuove classi di concorso e vecchie classi di concorso per potermi orientare sulla scelta. Esempio, A45 ex A17. Devo scegliere fra i corsi proposti per A17? Sì, la risposta è sì. Chi ha l'abilitazione ITP può quindi sostenere gli esami di questo corso anche prima della laurea triennale? No, non credo. No, no. L'abilitazione ITP vuol dire è l'insegnamento tecnico-pratico, no? Ma non ha valenza nel caso universitario, mi dispiace, non... Non so, Marina, ho detto male? Concordo con lei. A me sembra che non sia possibile. No, anche secondo me. Con la triennale in economia e commercio 24 CF1 non si può accedere al concorso, ma solo iscrizione terza fascia? Sì. Vorrei capire una questione rispetto all'ultima pagina delle linee guida, dove c'è scritto che non più i 12 CFU del percorso possono essere acquisiti o essere stati acquisiti con modalità telematiche. Grazie di questa domanda, è importante. Questa è scritto esplicitamente nel decreto ministeriale, quindi è indubitabile. Cioè, se uno porta riconoscimento, anche in caso di plausibilità, una serie di corsi fatti in master, magari per la didattica o compagnia cantante, che serve quindi in linea di principio dal punto di vista dei contenuti riconoscibili, però sono tutti fatti con modalità telematica, ci si ferma
a livello di 12 CFU in totale, non 12 CFU per ambito, 12 CFU in totale. Altri 12 CFU devono essere a quel punto fatti in presenza, quindi è un tassativo, diciamo, della legge. Posso permettermi di dire solo una cosa? La voglia, il richiamo al fatto che, ecco, il richiamo che ha fatto lo studente o la studentessa, adesso non ho guardato il nome, a proposito delle modalità telematiche, mi permette di dire che la didattica come stiamo erogando noi in questo periodo non è una modalità telematica. Il fatto che gli studenti non possano venire in presenza per ragioni legate all'emergenza sanitaria e il fatto che noi eroghiamo i corsi a favore degli studenti in modalità talvolta in presenza e per il resto, e Dio non voglia che sia sempre così, in teledidattica, anzi in modalità da remoto, non è teledidattica, modalità da remoto, non vuol dire che il nostro Ateneo sia un Ateneo telematico e che noi utilizziamo modalità telematiche. Questa è un'altra cosa, non c'entra. I nostri corsi sono regolari. Scusi, professore, ma... No, anzi, la ringrazio tantissimo perché era una precisazione fondamentale e è stato un chiarimento importante. Se invece di aggiungere un semestre prima della laurea, conseguendola a marzo 2021, è possibile partecipare al percorso risultante ancora da studente Unisi, facendo gli esami nella prima sessione utile dopo la mia seduta di laurea, o devo per forza farli prima di concludere il mio percorso universitario? No, lei può prima laurearsi e poi concludere il PF24. Non è un problema. Pagando però. No, aspetti, perché pagando? Sì, perché se si laurea a marzo 21 fa parte dell'anno accademico 19-20 e quindi lo studente non sarebbe iscritto sul 20-21 e quindi mi paga il PF24. Lo so che sono noiosa, però... Rientra nei casi che abbiamo discusso prima, sì, certo. No, è a maggior ragione, no? Si lavora su anni accademici diversi, quindi è chiaro che è possibile farlo, a maggior ragione. Però è possibile, a dire la verità, è possibile farlo a prescindere, cioè chi si iscrive nel 2020-21 e sta in corso regolarmente, è iscritto come studente al 2020-21, se si laurea a giugno, può continuare il PF24 fino ad aprile 2022 comunque ed è regolare, insomma, no? È un caso ancora diverso, no? Rispetto a quello che si stava facendo. Quindi, da dove sul sito percorso MPED04 si parla dei luoghi in cui si svolgono lezioni ad Arezzo, non è più così, ma è in remoto? No, dunque aiuto, dunque, grazie, c'è ancora, sì, Massimiliano, la professoressa Esposito fa lezione anche in presenza? Ha chiesto l'aula fisica anche, oltre all'aula... Sì, ho visto... Professore... Ho visto che il presidio le ha assegnato anche l'aula, ora magari verifichiamo. Il mio dubbio era che gli avesse dato l'aula per poter fare lo streaming, però non lo so. Ricordiamo, professore, che anche anche ci fosse un'aula in presenza. Non è che ci entrano tutti gli iscritti al PF24, eh? Noi siamo tenuti in questo periodo a limitare molto la presenza nelle aule, quindi anche ci fosse un docente, soprattutto dei corsi di Arezzo che sono i più numerosi, non potrebbero starci tutti gli studenti in aula, quindi noi siamo costretti comunque a erogare online la didattica. Chiedere una cosa io come docente, cioè che io mi ricordi il nuovo DPCM prevede per l'inizio dei corsi
che non siano in aula, ma siano a distanza tutti i corsi che non sono del primo anno della triennale o del primo anno della specialistica. Quindi se c'è qualche corso che inizia ora, plausibilmente deve essere fatto a distanza. Sì, io devo essere sincero, davo per scontato che in effetti fossero tutti fatti a distanza con lo streaming, in streaming, però visto che c'era questa notazione sul sito, effettivamente mi conferma Massimiliano che la professoressa Esposito aveva chiesto la disponibilità di un'aula fisica, lei pensava anche ad accogliere qualcuno in aula, però a tutti il messaggio è il periodo è quello un po' complicato, è probabile che si vada verso una definizione di Toscana come zona arancione piuttosto che zona gialla, e quindi direi che sarebbe meglio che ciascuno, diciamo, si limitasse nei movimenti, negli spostamenti. Questo però è come dire, è un consiglio paterno, non è un'imposizione di nessun tipo. Però ecco, l'importante è avere la consapevolezza che è sicuramente possibile seguire da remoto, questo è garantito, e che saranno registrate in modo tale che non è nemmeno necessario seguire in diretta. Possono essere riascoltate con i tempi e con le scelte personali che uno decide di fare, ok? Dunque, scegliendo nella sezione di esami di riconoscimento di un esame di didattica della storia dell'arte, in sostanza, facendo l'esame teorie e modelli di progettazione, monitoraggio e valutazione scolastica, si può accedere a tutte le classi di concorso, solo quelle per L'Arte 04? Purtroppo, per le cose che dicevo nella mia presentazione, forse un po' oscura, anodina, solo quelle per L'Arte 04. Perché deriva da una combinazione non dell'unione delle possibilità, ma dell'intersezione delle possibilità. Qui i matematici o i logici sono favoriti. Se ci si iscrive in questo anno accademico, gli esami devono essere sostenuti entro questo stesso anno accademico o possono essere svolti durante tutto il percorso di studi? L'abbiamo già detto, devono essere dati entro l'aprile 2022. Nel caso scegliessi il corso MPED 04, ciò mi abilita a insegnare qualsiasi materia, ovviamente qualsiasi materia fra quelle che la sua laurea le consente di, a cui la sua laurea le consente di accedere, ovviamente. Emilio, scusa. Sì. Sono qui. Ah, eccoci, ciao Eleonora. Scusami. Ho provato a collegarmi di là, ma non mi è riuscito a farmi sentire, quindi mi sono arrivata di qua. Grazie per essere venuta. Sì, allora diciamo che quando abbiamo deciso di strutturare il corso era prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto, quindi quello che dava l'impedimento a, insomma, quello che chiudeva le università a parte i corsi del primo anno, quindi avevamo optato, visto che comunque entrambi i miei corsi sono teorico-pratici, quindi prevedono esercitazione e quant'altro, e visto che l'università ne dava possibilità di avere un corso sia in remoto sia in presenza. Ora con le nuove disposizioni probabilmente, quindi quasi al 100%, avremo corsi semplicemente in remoto. Quindi la risposta che davo agli studenti prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto era questo. Poi la zona dove io abito attualmente molto probabilmente diventerà rossa, quindi il Trasimeno è quasi sicuramente zona rossa, quindi ora nei prossimi giorni attraverso la piattaforma Moodle e la pagina della segreteria darò indicazioni più precise, mi accordo con Massimiliano e quant'altro su l'informazione da dare agli studenti. Insomma, al momento è possibile effettuare, insomma, i corsi semplicemente, almeno i miei corsi, in remoto.
Grazie alla professoressa Esposito, che mi sembra sia stata molto chiara su quello che sta per succedere. Dunque, io frequento la magistratura, ho già. Grazie, sono Laura Occhini, saluto, ci vedremo con Ah, molto grazie, grazie per la presenza e per questo supporto. Frequento la magistrale Siena, ho già svolto degli esami fra quelli elencati nel PF 24, devo sostenere di nuovo, possono essere convalidati? No, possono essere ovviamente convalidati, la invito a preiscriversi e a portare rapidamente a riconoscimento. Okay? Gli esami possono essere svolti anche dopo la laurea, sì, lo abbiamo già detto. I corsi si svolgeranno online e anche gli esami saranno fatti online. Dunque, questo è difficile dirlo, nel senso, io ho già dichiarato che quelli di area trasversale saranno fatti in remoto, senz'altro, quelli sì, a prescindere dalla situazione pandemica. Tutti gli altri dipenderà da come evolve questo virus che ci sta contaminando la vita e rendendo tutto complicato. Però io devo essere sincero, cioè gli esami standard, nei limiti del possibile, gradirei che venissero fatti in presenza, però capisco che se ci sono condizioni permanenti di questa natura, non possiamo permetterci di rischiare. Comunque, insomma, i presidi dell'Ateneo di Siena sono estremamente efficienti e scrupolosi e ci hanno messo nelle condizioni nelle settimane precedenti di poter fare anche esami in presenza in assoluta sicurezza. Però poi, se le regole non lo consentono, non, assolutamente no. Però è difficile dare una risposta definitiva. Insomma, vediamo come evolve. La mia simpatia sarebbe, non appena si creano le condizioni di maggiore libertà, cerchiamo di fare degli esami per quanto possibile in presenza, ripeto, nelle condizioni di massima sicurezza. Quindi, con attenzione a tutti i disciplinari che vengono continuamente aggiornati per quel che riguarda l'università, e quindi con l'uso dei DPI, con l'attenzione al distanziamento, eccetera, eccetera. Se per ipotesi avessi dei problemi durante il percorso universitario, l'iscrizione a questo tipo di corso è vincolante e di conseguenza, prima di laurearmi, devo dare 24 CFU e in qualsiasi momento posso decidere di lasciare perdere fine i miei studi senza 24 CFU perdendo solo 16 euro? Sì, abbiamo già risposto. Assolutamente, diciamo, uno può riprendere, diciamo, può riiscriversi al PF 24 successivamente se ha conseguito qualche credito, gli viene mantenuto e lo può ripresentare a riconoscimento nel percorso formativo successivo. Non mi è ben chiaro cosa bisogna inserire nel piano di studi, si deve scegliere una materia per ogni ambito A, B, C e D. Io questo spero adesso sia un po' più chiaro, mi sembra di aver risposto anche prima, quindi la risposta secca a questa domanda è no, perché devono essere presenti almeno tre ambiti, quindi la scelta una materia per ambito è una scelta ok. È senz'altro una scelta possibile, ma non è l'unica scelta possibile. Ok? Quindi vi invito a considerare che ci sono, anche riguardando le mie slide, ci sono opzioni diverse. La domanda di Deia Nira l'ho ripresa, è quella sull'Istituto Franci, insomma, sul conservatorio, mi sembra, no? Puoi scendere. Volevo un chiarimento alla sezione annotazioni per il candidato. Mi è stato detto che mi sono stati riconosciuti sia l'ambito D,
con 9 CFU sia l'ambito C con 6, ma mi è stato detto anche la seguente cosa: la candidata dovrà perciò compilare un piano di studi che preveda almeno un ulteriore ambito e 12 CFU e completare il suo PF 24. Quindi cosa devo fare nel concreto? Nel concreto è difficile dare una risposta, nel senso che lei ci deve mettere del suo, cioè la scelta è, a questo punto, nel quadro che io ho cercato di delineare, no? Che in qualche modo la obbliga a scegliere tre ambiti, ok? Ok, mi è arrivata in questo deserto, mi è arrivata una buona notizia, finalmente, dopo tanto. Ma comunque, andiamo avanti. Lei può fare tre ambiti e non quattro, per esempio. Dunque, lei può fare un altro esame di ambito D, se vuole, e un esame di ambito A o B, oppure può fare un altro esame di ambito A e un altro esame di ambito B. Mi sembra queste sono le sue uniche scelte. Non può fare nient'altro che questo. Le ripeto, c'ha due possibilità. Siccome ha conseguito già gli ambiti C e D, però quello D con un esame da 9 CFU, può fare o un esame in ambito A e un esame in ambito B, quindi un esame per ciascuno degli ambiti, oppure in alternativa può fare un esame in ambito A e un esame in ambito D, oppure può fare un esame in ambito B e un esame in ambito D. Ho fatto casino come al solito, quindi sono tre le scelte, scusi, tre scelte diverse. Cioè. Come dobbiamo fare per iscriverci? Questa è una domanda che mi fa venire un tuffo al cuore, perché lei deve prendere l'indirizzo che le abbiamo dato inizialmente e che le ha anche messo in rete qui Massimiliano Mazzi, gentilmente, e andare a studiarsi la procedura e seguire pedissequamente tutto quello che le viene consigliato di fare e che è molto preciso. Ok? Sono presenti classi di concorso per cui è possibile insegnare anche solo supplenze con una laurea in giurisprudenza e l'ottenimento di 24 CFU, oppure una laurea che non dà possibilità da questo punto di vista? Grazie. No, anche diciamo, io forse ho dato un'impressione sbagliata prima, anche la laurea in giurisprudenza consente ovviamente l'insegnamento, consente l'insegnamento per esempio nelle materie di diritto, negli istituti tecnici, con quelli, diciamo, che si chiamavano un tempo ragioneria, istituto tecnico commerciale e quant'altro, in alcuni istituti professionali. È tutto quanto scritto in quel famigerato DPR 19 del 2016, che le consiglio di andarsi a scaricare, perché si trova facilmente in rete, è anche presente sulle nostre pagine, sulla nostra pagina web, lì dove ci ha indirizzato prima Massimiliano, e diciamo, per fare quella classe di concorso lei deve scegliere obbligatoriamente un piano di studi in cui ci sia un esame per ciascun ambito e in cui il quarto esame, quello dell'ambito D, è l'esame di MPED 04. Lei è forzato a fare così. Per tutti i laureati in giurisprudenza devono fare in sostanza questa scelta, non hanno alternative. Ok? In teoria, nell'ambito D, l'esame MPED 04 può essere sostenuto da tutti gli studenti? Sì, assolutamente sì. Deianira mi dice ha risposto, però un'altra domanda da fare: come fare esami del tipo direzione corale senza cori a disposizione e online? Allora, questo è un dramma. Cioè, io ho parlato con il maestro Anichini,
con i docenti dell'Istituto Franci, che sono in crisi, cioè sono vittime di una fase depressiva acuta, perché oggettivamente i loro insegnamenti sono stati quelli più penalizzati di tutti da questa situazione. È molto complicato per loro poter sostenere, diciamo, che la didattica a distanza è equivalente alla didattica in presenza. È chiaro, è terribile la situazione. Quindi, ma questo vale, mi consentirete, non soltanto per l'esame PF24, vale per tutti gli esami dei conservatori e delle scuole di musica, insomma, purtroppo. E quindi, ma la stessa cosa vale non solo per direzione del coro, ma anche per gli altri due esami, no? che vengono erogati dal Franci, purtroppo, però c'è poco da fare. Butto giù, ho un'altra domanda. Sono stati riconosciuti 9 CFU in ambito D, l'esame non è pertinente a quello che vorrei insegnare, questo influisce sulla classe di concorso, grazie mille. Sì, per quello che le ho detto, sì, perché didattica per italiano a stranieri è un esame di LDIN 02 e l'esame di LDIN 02 non è compatibile con gli esami di musica. Scusate, pronto? Però io sono in diretta web, quindi non, mi deve richiamare fra un'ora abbondante, ok? Grazie. Ok, se no poi passo male se non rispondo al telefono, mi dicono che non ci sono o che non faccio il mio dovere. Sono al secondo anno di triennale di economia, posso comunque partecipare al percorso 24 CFU, bisogna essere in procinto di conseguire la laurea. Allora, dunque, sì, grazie anche per questa domanda. Naturalmente tenete conto che gli esami, diciamo, di area trasversale sono esami pensati per chi è completamente digiuno delle competenze disciplinari in quegli argomenti, cioè è chiaro che siccome noi apriamo a tutti gli studenti, qualunque sia la loro carriera universitaria, quindi dalla filosofia all'ingegneria, niente escluso nel mezzo, gli esami di pedagogia, di antropologia e di psicologia sono degli esami con un contenuto di base di questi argomenti, di queste materie. E quindi da questo punto di vista la risposta che mi viene da dare è sì, non ci sono problemi a seguirli a un secondo anno della triennale. Altra cosa può essere invece argomenti più specifici. Se uno va a studiare una didattica della disciplina, insomma, bisogna che la disciplina un po' la conosca, no? Quindi, diciamo, se uno è al secondo anno, se fosse uno al secondo anno di, non è il suo caso, quindi non sto parlando di lei, però insomma, al secondo anno della triennale di chimica, pretendere di fare immediatamente proprio didattica della chimica, forse sarebbe un pochino azzardato, quindi ci vuole un po' di buon senso nelle cose. Non è che sia vietato, però è chiaro che diciamo, ci sono cose lecite, ci sono cose sensatamente da evitare. Però gli esami che deve fare lei come laureanda prossima in economia, direi che sono tutti esami, perché lei si ritrova come laureata in giurisprudenza che non ha esami di ambito D che siano disciplinari. Quindi tutti gli esami che deve selezionare, che sono uno per ciascuno degli ambiti, sono esami, diciamo, basic, cioè di ingresso, no? Esami che non richiedono delle conoscenze già precostituite, perché sono tutti argomenti che tipicamente non necessariamente vengono svolti in un curriculum standard di una scuola superiore, e quindi sono esami accessibili a tutti.
Volevo però rispondere anche un po' di qua perché ci sono un po' di domande che sono Sono finite, rimaste. io chiudo, eh. Ah, giusto. Sono finite. Il dottor Servidio dice un chiarimento, capisco bene che i 4 esami trasversali sono sufficienti per qualsiasi classe di concorso, oppure è obbligatorio aggiungere almeno un esame disciplinare settore D? No, appunto, è la prima che ha detto, se lei sceglie i 4 esami di area trasversale vanno bene, sicuramente per una qualsiasi classe di concorso. In teoria della sezione D converrebbe il primo esame, dipende dalla situazione, cioè qui non c'è una risposta definita, perché cosa vuol dire conviene? Cioè uno può avere una maggior propensione per scegliere una metodologia didattica che gli è più direttamente comoda poi per il concorso e che riguarda la sua disciplina. Quindi, conviene, non è assoluto, ma dipende dalla situazione. Ecco, Giuseppe della Sala chiedeva la prima slide proiettata. Prima slide proiettata è questa. Ah no, forse è questa, dunque. Allora. Dunque, la Scusi, risposta. proprio la prima che ha messo, proprio all'inizio. Sì, ma allora le citazioni che ho fatto sono due e le trova tutte e due sulla nostra pagina, cioè trova il link in modo da poter scaricare i due decreti. Il decreto 616 del 2017, che è quello che introduce il PF24. È la seconda citazione della slide. La prima citazione della slide invece è il DPR 19 del 2016 ed è quello sulle classi di concorso. Anche quello. 19, 2016, Sì, 19. 19. Sì. Se si mette MPED 04 per ambito D, questo permette accesso a quali classi in più rispetto a quelle date dal titolo di studio? No. Non è che ne dà in più, non è che crea delle classi di concorso dove non esistono, non è una magia. Permette di conservare tutte indistintamente le possibilità che uno ottiene a seguito della carriera che ha concluso con la sua laurea, con il suo titolo di studio. Per accesso alla classe A45 sarebbe meglio presentare il primo esame disciplinare nella sezione D. Ora aiuto, la A45 io a memoria non mi ricordo cosa sia la A45. Vado a vedere rapidissimamente, ma non proprio troppo. Dunque, la 46, quindi ci sono quasi. Scienze economiche aziendali. Sì, lei è obbligato, non è che sarebbe meglio, non ha alternative, come dicevo prima. Per economia e giurisprudenza, chi si iscrive a PF24 a Siena deve obbligatoriamente, senza riconoscimenti, fare un esame per ambito. E non ci sono alternative. Sulle lezioni di Arezzo abbiamo chiarito cosa vuol dire che erano in presenza, ma ora non lo sono più. Se sono previsti nell'ambito di 2 esami di didattica della letteratura italiana, da 6 CFU ciascuno, è possibile inserirli entrambi nel piano di studi? Sì, perché 6 più 6 fa 12, poi con quelli l'ambito di raggiunge il massimo, e deve fare altri 2 ambiti o A e B, o A e C, o B e C. Ok? Se non ho capito male, essendo una laureanda in giurisprudenza, potrei scegliere 4 esami di laurea trasversale. Sì, abbiamo già detto questo, che è così. Quanto tempo prima viene pubblicato il calendario delle date di appello utili per sostenere gli esami rispetto ai corsi che inizieranno il 18 e 19 novembre? Allora, le date di appello
noi cercheremo di dare l'informazione per quelle estive ad anno nuovo, all'inizio dell'anno nuovo, diciamo ragionevolmente, penso a febbraio, perché io sono costretto, siccome devono essere fatte tutte insieme, sono costretto ad aspettare la fine del secondo semestre, giusto? Perché l'esame di antropologia culturale e l'esame di psicologia si terranno nel secondo semestre. Quindi fino a giugno non ci saranno esami per area trasversale. Ok? La mia linea wifi non funziona bene, non ho ben capito, mi sono laureato all'Università di Napoli. Benvenuta a Siena per il riconoscimento del 24 CFU. Devo rivolgermi all'Ateneo dove mi sono laureata. Allora, se lei ritiene di avere tutti e 24 CFU completi già in tasca, dottoressa Ricciola, sì, lei non può venire a Siena. Se invece ha un riconoscimento parziale, cioè non ha i 24 CFU completi, ma li deve completare con uno o più esami, lei può presentare il riconoscimento a Siena e farlo a Siena. Ok, e come faccio a sapere se sono... Mi mandi a mariotti@unisi.it la sua scannerizzazione degli esami sostenuti e io le faccio una prevalutazione. Ok, la ringrazio. Data la situazione Covid, abbiamo già detto, possono essere conseguiti tutti i 24 CFU in modalità da remoto. Marina ha spiegato benissimo, sì, perché. Se si cambiasse facoltà dopo l'iscrizione al percorso e all'avvenuta acquisizione dei crediti, la validità dei crediti decadrebbe? No. No, perché allora cambiasse facoltà cosa vuol dire? Vuol dire che uno fa fisica, poi gli piglia un accidente sulla via di Damasco e si iscrive a lettere, no? Fugge giustamente e si iscrive a lettere. Questo è il caso. Il PF24 va in parallelo sia a fisica sia ai corsi di laurea letterari e quindi non è un problema, non decade nulla, cioè uno va avanti a prescindere da quello che succede sulla carriera parallela, diciamo così. No? L'importante, come diceva Marina, è che adesso se uno entri da iscritto a Siena 2020-2021. Questo poi se essendo iscritto, lei si iscrive al PF24, poi 2 giorni dopo decide di cambiare tutto nella sua vita, dalla pettinatura al corso di laurea, il PF24 rimane. Posso ripetere il percorso del 24 CFO essendomi iscritto l'anno scorso? Non capisco bene il senso della domanda. Cosa vuol dire? Vuol dire che era iscritto al PF24 19-20. Allora, la carriera per quelli del 19-20 è stata chiusa, quindi lei può riiscriversi al 2021 e chiedere il riconoscimento di ciò che ha fatto in precedenza. Scusate, io sono disabile, frattende, sono disabile. Frattende, devo pagare di nuovo, devo pagare solamente il bollo, frattende, di 16 euro. Sì. Ma scusate, a me, frattende, non Sì, scusi, posso sostenere dottor della sala. Dottor fino ad aprile 2021. della... Non posso No, volevo sostenere. dire semplicemente... Non si sente nulla. Volevo semplicemente dire al dottor della sala che naturalmente qualora la percentuale di disabilità fosse superiore al 66%, pagherà solo l'imposta di bollo. Sì. Per lui e per tutti gli altri che sono nella medesima situazione. L'anno scorso, giusto l'anno scorso.
a me posso sostenere gli esami fino ad aprile 2021. Giusto? Sì, 19 no, sì, è iscritto. Sì. Sì. Sì, 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 lei è iscritto 19-20, quindi sì. Sì. Il prossimo appello, scusate, quando è previsto? Ma di cosa? Di quale esame? Dei 24 CFU, di tutto 4. No, 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 ma no, non esiste. Non esiste. Cioè il percorso è obbligato perché effettivamente sono consulente del lavoro e relazione sindacale e mi devo laureare alla magistrale, mi manco un solo esame per scienze delle amministrazioni, presso scienze politiche. Mm. Sì, ma lei ha già sostenuto degli esami o no? No, 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 non ho frequentato e non ho sostenuto esami, non ho frequentato lezioni perché stavo facendo inglese, avete capito? Ho dato inglese ad luglio 2020, 13 luglio 2020 ho dato inglese, ho seguito inglese tutte le lezioni da marzo a giugno, quindi non ho potuto seguire in presenza, in remoto, effettuando gli esami delle materie 24 CFU. Sì, allora i quattro esami verranno l'appello, scusi, sarà aperto ad aprile, eh? Ad aprile, quindi io nel mese di aprile posso dare tutte i 24 CFU, tutte e quattro le materie. Sì, però purtroppo l'anno precedente. Però purtroppo li dovrà dare tutti insieme, tutti nello stesso giorno. Sì, tutti nello stesso giorno. Quello là che ha detto in precedenza, che io dovevo avere almeno 12 CFU in presenza oppure in remoto, effettivamente non sono obbligato a rispettare questa regola. Posso benissimo frequentarli ora effettuando in remoto e quindi avere la frequenza. Sì, ma perché i corsi che sono stati aperti per lei... Sono scaricati i programmi, però non ho aperto ancora... Non importa, dottor Della Sala, non è importante quello, l'importante è che i corsi del suo PF24 sono corsi che sono stati tenuti in presenza, non sono telematici, quindi... Certo, la regola devo conseguire 12 CFU. No, non importa, non è determinante come lei adesso li sfrutta e li gestisce. Resta importante il fatto che erano corsi che avevano anche la possibilità di seguire in presenza. Non è un fatto individuale, dipende poiché effettuando in modalità registrate posso sentire quando ho più effettuando necessità di seguirli, effettuando, quindi posso benissimo effettuando quando ho più disponibilità di seguirli, tanto posso seguirli. Sì. Quindi ho 4-5 mesi di tempo per preparare per gli esami fino ad aprile, giusto? Sì. La data precisa non è stata ancora precisa. No, non l'abbiamo ancora decisa. Sì, me la mandate per email, voi conoscete il mio indirizzo email. No, bisogna che lei segua l'evoluzione, cioè segua le informazioni al solito sul sito, insomma, sì, sulla pagina web del sito. Ho capito. E l'ultima cosa, effettivamente, io per accedere a Moodle devo avere effettuando una password, questa password mi è stata fornita l'anno scorso. Sì. E se non la ricordo e non posso andare a cercare le email, come devo fare? Questo Massimiliano, le viene in mente o Marina? Allora, se lo studente ha difficoltà o non trova più la password, c'è sempre un indirizzo di posta elettronica che è helpdesk@unisi.it, a cui possono essere chieste informazioni di questo genere, che sono informazioni di carattere tecnico. Allora, helpdesk@unisi.it. Sì. Posso chiedere, sì, che mi venga rinviata o reimpostata la password? Può chiedere, lei può far presente che non riesce più a rintracciare la password che le era stata data a suo tempo e loro le dicono cosa fare. Va bene, ringrazio. Va bene. Prego.
sono le mie domande. Io ho un percorso guidato perché sono laureato in consulenza del lavoro e relazione sindacale, quindi devo fare 4 esami come indicato nel piano di studio, non posso avere altre combinazioni. Sì. La ringrazio, buona serata. Arrivederci. Quindi i 24 CFU possono essere conseguiti, effettuati avendo conseguito una laurea triennale, sì, non sono ancora immatricolata perché sono in attesa di conseguire la laurea triennale, posso comunque iscrivermi al PF24 o devo aspettare di immatricolarmi? Ma non so se c'è una convenienza, Marina, di un qualche tipo, qualunque sia, cioè se paga la tassa di iscrizione da una parte, non la paga da quell'altra, no? A prescindere dall'ordine. Beh, la questione, allora, cioè, ci sono due possibilità per la dottoressa. O attenda di essere immatricolata alla magistrale, la scadenza è il 21 di dicembre, e poi fa l'iscrizione sulla base di quello che ha detto anche lei, professore, cioè che le iscrizioni sono aperte praticamente per tutto l'anno. Altrimenti decide di immatricolarsi al PF24, il problema è che a questo punto è tenuta a pagare perché non c'è nessuna contemporanea iscrizione. Diciamo degli strozzini, tutto quello che viene versato e non è dovuto lo restituiamo, quindi può fare poi eventualmente domanda di rimborso. Ok. Qualora si iscrivesse la magistrale in un secondo momento. Grazie. Prego. Ok, non voglio tornare sugli ambiti, mi sembra sono stato già abbastanza lungo. Per le lauree magistrali in economia anche ho già spiegato la situazione. Nel caso in cui avessimo conseguito la laurea in un altro ateneo, è possibile comunque iscriversi al vostro corso per il conseguimento dei 24 CFU? Risposta è assolutamente sì, a meno che, come vi ho detto, non portiate tutti i 24 CFU a riconoscimento. Se non c'è proprio niente, non c'è nessun problema. Se ce n'ha fino a 18, non c'è problema. Salve, perché dottorando per il PF24 si può usufruire della stessa tassazione degli studenti magistrali? Sì. Quindi per chi si è iscritto in quest'anno accademico i 6 mesi di sessione straordinaria possono essere richiesti a partire da aprile 2022? Tommaso, no, nel senso che se te sei iscritto alla magistrale ora... Se sei iscritto al secondo anno, sì, ma se sei iscritto al primo anno, no, giusto? Ah, no, ma te sei iscritto al secondo anno, sì. Buonasera. Ciao. Sì, scusi, la domanda l'ho fatta un'ora fa, quindi... Aveva già risposto, infatti, grazie. Ok, va bene. Ti saluto volentieri, ti vedo volentieri. Insomma, avevo un'altra domanda, però non so se... Dai, dimmi. No, volevo sapere, cioè a me mi confonde un po' l'ambito di che non ha senso, cioè che senso ha per uno che non ha, diciamo, che parte da zero e deve fare tutte, non ha senso sceglierne due nell'ambito di, perché si prelude alcune classi di partecipazione. Ripeto, cioè dipende... C'è un vantaggio, nel senso, se io per esempio concorro per insegnare fisica... Dai, è sparito. Caduta la linea. Tommaso, non ti sentiamo più. Si è frizzato. Sì. C'è stato un congelamento. Essendomi laureata... Scusate, ho perso la connessione. Sì, abbiamo visto. Dicevi, scusa... Dicevo, cioè il fatto di avere in ambito di scegliere la didattica della fisica mi dà dei punteggi in più al concorso rispetto a non averla, altrimenti non riesco a capire il vantaggio di scegliere fare due scelte in ambito di per precludersi alcune classi di partecipazione. No, va bene. Allora, questo è un ragionamento assolutamente plausibile. Allora, il problema è questo. Se uno vuole entrare nel concorso, nel merito anche di questioni di didattica disciplinare,
bisogna che abbia svolto dei corsi di didattica disciplinare, no? Perché può essere utile, può capitare, diciamo. Con i corsi di area trasversale è sicuro che uno ha delle informazioni generali che valgono, come dice l'aggettivo stesso, in modo assolutamente identico per tutte le classi di concorso e per tutti i tipi di carriera che uno ha effettuato. Però al tempo stesso, diciamo, gli manca il completamento che è dato dalle metodologie didattiche e delle discipline. Quindi non so come dire, cioè sono cose che uno deve un po' scegliere. È chiaro che se uno vuole conservarsi tutto e solo il pacchetto di classi di concorso al completo in vista del concorso, stai attento, perché non è che il 24 CFU ti facciano perdere il diritto di fare domanda di supplenza per eventualmente elettronica o elettrotecnica, quella ti rimane, però al concorso ti puoi presentare eventualmente soltanto su fisica, matematica e fisica e quant'altro e scienze per le medie e al tempo stesso però ti ripeto che tu puoi fare soltanto una singola domanda per ogni concorso. Almeno così è stato negli ultimi due casi. Quindi diciamo che tu abbia a disposizione nove classi, devi attendere nove concorsi per potertele giocare tutte, che significa una vita. Una vita, perché mi sembra evidente che la famigerata, la famosa, l'auspicabile cadenza biennale dei concorsi non mi sembra che possa essere rispettata, almeno per il momento, come era stato detto in un primo tempo. Quindi se tutto andasse bene ti ci vogliono 18 anni comunque, no? Per fare tutti i concorsi su tutte le classi che hai a disposizione. Posso aggiungere qualcosa, Emilio? Prego. Tirata in ballo la didattica della fisica. Allora, certamente il discorso che fa lo studente ha un senso logico che è legato dalle regole imposte dal Ministero, dalle regole incrociate della varia normativa. Però è anche vero che poi conoscere la disciplina per poi trasmetterla in ambito di insegnamento, soprattutto di apprendimento, soprattutto negli studenti, con gli studenti delle scuole superiori o peggio ancora con quelli delle medie, richiede un ulteriore passaggio che non è immediato. E quindi avere visto qualche esempio su qualche argomento che lo studente già conosce perché ne conosce la disciplina, ma vedere come viene declinato con qualche metodologia didattica, diciamo che almeno per chi ha seguito è stata una cosa importante, non tanto per un singolo concorso, ma quanto poi per la propria professionalità da insegnante. Poi i concorsi non si sa, nel senso dipende molto dalle commissioni, ricordo qualche uno o due concorsi fa, ma non mi chiedete in quale anno perché non me lo ricordo, che qualche ex studente mi ha fatto vedere che cosa gli era stato chiesto in sede di concorso e effettivamente alcune cose poi erano abbastanza legate a quelle che avevamo fatto, ma quella è fortuna. Cioè, voglio aggiungere altro. Ok. Scusami Emilio, posso aggiungere anch'io una cosa? Ciao Carolina, ciao, non ti avevo visto, buonasera. Sono titolare per l'anno accademico 19-20 dell'insegnamento di antropologia culturale. Volevo aggiungere a quello che diceva la collega Montalbano, come dire, uscendo un attimo dalla logica, no, concorsuale e rientrando invece in quella che voleva essere lo spirito aborigine dello stesso decreto, alla luce del quale invece la domanda di Tommaso Iaquinta è più che pertinente, perché quel decreto è stato pensato per far acquisire agli aspiranti docenti competenze in ambito psicologico, pedagogico, antropologico ritenute fondamentali, no, appunto per l'esperienza e per la professionalità dell'insegnante. Per cui, come dire, mi sembra che la domanda sia pertinente da più punti di vista e che possa sollecitare riflessioni, no,
da parte di chi deve, poi, si ritrova poi nella condizione di dover fare un piano di studi a 360 gradi, magari anche oltre, no? Quelle che sono le logiche che ci impongono i decreti e le logiche concorsuali, tornando anche un po' a monte. Ecco, ci tenevo a dirlo, scusatemi. Grazie, grazie per l'intervento. Ok, dunque, a chi è stato riconosciuto un esame di una sezione, nel mio caso MDEA, si deve necessariamente scegliere altri 4 esami per un totale di 24 CFU? No, perché se uno sceglie altri 4 esami, 4 per 6 di nuovo fa 24, e quindi il troppo stroppia. Il conto deve dare in totale, può dare anche dei valori superiori, ma soltanto attraverso il meccanismo di riconoscimento, non attraverso un meccanismo di scelta del piano di studi in cui uno deve sostenere degli esami. Quindi il totale in quel caso deve essere o 24 o può essere 27 se il riconoscimento è stato da 9 crediti. Ecco. Quindi, per una laurea magistrale LMG01, una L36, sono andato a vedere cosa diavolo sono. La L36, ho visto che è sto facendo confusione. Sono un po' stanco. L36 no, non so cosa sia. Mi serve un aiuto. L36. Scienze politiche e relazioni internazionali. Sì, scienze politiche e relazioni internazionali. È utile fare i 24 CFU? Che le devo dire? La risposta di fede che mi viene, uno dovrebbe avere un minimo di sacro fuoco per l'insegnamento. Cioè, sarebbe auspicabile che chi non è sufficientemente motivato non si avventurasse in questo mondo, perché c'è bisogno, ed è giusto che insomma i ragazzi, gli studenti più giovani si trovino dei docenti che sono ipermotivati e che non fanno quel mestiere con una scelta di ripiego. Quindi diciamo, questo è un po' il mio punto di vista, questo è strettamente personale, non è un'affermazione da delegato, diciamo, che è relativa a un ruolo ufficiale, ma è l'espressione di un mio forte sentire. Ecco. Quindi l'utilità è un concetto un po' ambiguo in questo caso. Direi che se una persona ha gusto e pensa che gli possa piacere, che possa essere lui utile alla collettività andando a fare l'insegnante, sicuramente sì. Cioè, se uno diciamo ha questa caratteristica, direi che gli conviene avere anche queste opportunità lasciate libere. Certo, se è proprio l'estrema ratio, il refugium peccatorum, è considerato come l'ultima delle scelte possibili, direi, ma forse sarebbe meglio ripensarci. Qual è il costo per i non iscritti? Oltre all'iscrizione si deve pagare anche in base a CFU da conseguire? Sì, non l'abbiamo detto. Dunque, sono 130 euro di iscrizione più 15 euro per ogni CFU richiesto. Se uno non ha portato niente a riconoscimento, quindi sono ulteriori 360 euro per un totale di 490. Questa è la cifra complessiva. Naturalmente è il massimo costo, poi se uno ha qualche riconoscimento scala in funzione del numero di CFU. Emilio, scusami, ho un'ultima domanda qui dal Webex e poi vi devo lasciare, quindi magari... Grazie mille, ma quanti sono ancora sul Webex? Parte? Sono 17, quindi in realtà possono rientrare ora su Gmeet. Ti faccio la domanda, ormai è stata fatta. Allora,
come cambiare il riconoscimento crediti pregressi online? Non sembra possibile cambiare i dati rilasciati in fase di preiscrizione. E infatti è vero, non è possibile. E, diciamo, noi diamo una tiratina di orecchi a chi ha fatto l'errore, perché è un errore piuttosto grave. E poi, fatta la tiratina d'orecchi, siccome abbiamo delle persone super disponibili e che meritano, anche perché ci hanno me come delegato, il paradiso garantito fin da adesso, poi le persone danno la disponibilità, Massimiliano, poverino, soprattutto a fare il reinserimento manuale. Quindi, ecco, sentitevi almeno un po' colpevoli, perché costringete a fare un lavoro supplementare una persona che è già super carica. Vi posso garantire, perché chiunque, cioè, ora io mi dispiace anche, perché è una persona che ho Fermati Emilio, c'ho la risposta della persona che dice: mi sono stati riconosciuti crediti non richiesti. Ah, questa, cioè, questa è clamorosa. Posso dire che sono stati riconosciuti crediti? Come? Vuol dire... L'errore è nostro, non è suo. Boh, non lo so. Mi contatti personalmente, mariotti@unisi.it, e mi spieghi cosa è successo. Va bene. Gli scrivo l'indirizzo email nella chat. Sì, sì. Ma, è una cosa che mi stupisce abbastanza, francamente. Avrò fatto io qualche errore. Allora, Vera, te ci dai? Devo andare a prendere Stefano, che tra un po' me lo cacciano dal CNR fuori su una panchina da solo al freddo, quindi, con le stampelle. Io faccio parte dell'associazione Mariti Conculcati dalle Mogli, quindi ti prego di andare subito. Va bene, ciao a tutti. Ciao. Grazie ancora. Certamente. Allora, interrompiamo qui. Dunque, se venissero riconosciuti 12 crediti in tre ambiti, cosa succede? Bisogna fare un esame conclusivo? 12 crediti? No, non basta un esame, bisogna farne due. Bisogna fare due esami. Dunque, vedere la sezione tasse, ecco, Massimiliano era già intervenuto. Io ho già fatto preiscrizione al corso PF24, ma dovendomi laureare ad aprile 2021 non avrei diritto di gratuità per gli studenti immatricolati. È possibile quindi cancellare la procedura ed eliminare la mia iscrizione? Sì, dunque, non so se si può fare diciamo in modo automatico, ma sicuramente basta mandare un messaggio di posta elettronica alla segreteria, a formazione insegnanti, @unisi.it o alla segreteria di Disfuci, dichiarando di voler di non voler proseguire i propri studi, di non voler dar luogo all'iscrizione. Ok. Sono attualmente in sospensione delle tasse, prevedo di laurearmi, mi confermate che dovrò pagare l'iscrizione al corso per 24? Sì. Per accesso a classe 45 sarebbe meglio presentare il primo esame disciplinare sezione D? Sì. Se sono iscritto al secondo anno di un corso d'area magistrale con esonero delle tasse grazie a borsa DSU, devo pagare per il conseguimento del PF24? Marina, aiuto. Qui proprio non so rispondere. Se l'iscrizione in qualità è di un anno regolare e la borsa di studio copre l'intero anno accademico e non è per un semestre solo, se la borsa di studio comprende tutto l'anno di 21, è chiaro che lo studente rientra nei casi normali, paga i 16 euro. È vero che la borsa di studio copre solo la parte della laurea magistrale, non quella del percorso
formativo 24 crediti, ma proprio perché è iscritto a un corso di studio regolare non pagherà, se non i 16 euro, le tasse per il PF24, quindi paga solo i 16 euro per il PF24. La cosa è leggermente diversa se la borsa di studio è solo semestrale, e questo allora vuol dire che lo studente deve risultare iscritto all'anno 2021, poi noi facciamo la verifica, quindi eventualmente la signora o la dottoressa che è in questione magari ci scrive e noi facciamo una verifica puntuale sul suo nominativo. Ok, perfetto. Mi scusi, tornando al tema delle tasse, le ho pagate prima del perfezionamento del rinnovo dell'iscrizione perché non sapevo dell'esonero. È possibile a questo punto recuperarle? Assolutamente sì, bisogna fare domanda di rimborso. Naturalmente non è una cosa che avviene immediatamente, però il rimborso è sicuramente previsto, ed è già stato... Nelle pagine web di Ateneo riservate alle tasse, alla contribuzione, c'è un modulo di rimborso e ci sono le informazioni per l'inoltro di questo modulo. Il rimborso non è certamente, e di questo ci scusiamo, molto rapido, ma siccome necessita di fare delle verifiche un po' particolari, i tempi sono abbastanza lunghi. Si parla di un mese, un paio di mesi. Aspetta il rimborso eventualmente anche per gli studenti del Franci che avendo diritto al trattamento delle tasse uguali ai nostri studenti iscritti, se iscritti al 2021, nel caso avessero pagato, anche a loro spetta il rimborso. Ok. Grazie. Scusatemi, vado un po' di fretta, avevo posto una domanda tempo fa e devo lasciare la riunione. Prego. Volevo sapere, posso convalidare due esami presenti entrambi nell'ambito D? Per esempio Bio 05 e Kim 03? Sì. E poi svolgere due esami invece degli altri ambiti? Sì, è possibile farlo, certo. Ok, perfetto, grazie mille. Grazie a lei. Con il pagamento del bollo di 16 euro posso accedere a tutti gli insegnamenti dei quattro ambiti e devo pagare ulteriormente. Se lei è una studentessa iscritta, assolutamente paga solo i 16 euro. Volevo chiedere, data la situazione critica per l'anno a venire, sia per studenti che insegnanti, sarebbe possibile aprire la piattaforma Moodle con le registrazioni del 19-20 dei corsi che inizieranno nel secondo semestre dell'anno 2021? Perché uno vuole un po' anticiparsi, diciamo. Dunque, tecnicamente, ora io questo non so come funziona. Ho l'impressione che se lei si iscrive, lei ci possa arrivare. Penso di sì, penso che ci arrivi comunque. Cioè, non c'è un blocco di questa natura, l'impressione. Però non vorrei dire una sciocchezza. Cioè, Massimiliano, lei per caso sa mica qualcosa in proposito? No, forse Massimiliano non c'è. Ma se non rispondo, no, io non lo so sinceramente se ci sono blocchi legati agli anni accademici. Mi pare che forse la professoressa invece abbia già una... Allora, per quanto riguarda l'anno scorso, almeno avevamo provato, visto che era esplosa la pandemia, no? Mi ricordo che avevo chiesto di poter caricare, mi era stato detto che ogni corso ha le sue videoregistrazioni e le sue pagine accessibili solo agli studenti, quindi... Cioè, considerando anche che gli esami non si svolgono prima di giugno, quindi tutti i docenti hanno la possibilità e il tempo per caricare, la vedo un po', nel senso, non inutile, però nel senso un po' prematura. Comunque i materiali e i programmi sono caricati anticipatamente, quindi lo studente volendo può portarsi avanti nella lettura dei testi e quant'altro, aspettando le spiegazioni, ecco. Ecco, quello che io posso senz'altro fare è chiedere a tutti i colleghi gentilmente di, per evitare possibili
blocchi ambiguità di diciamo caricare tutto il materiale che è già pronto fin da adesso. Questo sicuramente lo posso fare, insomma, cioè, perché per molti si tratta semplicemente di un trasferimento delle informazioni che erano già presenti su altre pagine, sulle nuove pagine eventualmente, quindi non è un grossissimo peso. Quindi, cioè, per quindi, quello che riguarda noi docenti, possiamo caricare i materiali, quindi PDF, eventuali articoli o qualsiasi altra cosa. Per quanto riguarda le registrazioni, noi non abbiamo, almeno per quanto riguarda me, insomma, che ho fatto la prova a marzo quando è esplosa la pandemia, non avevamo la possibilità di caricare le videoregistrazioni degli anni precedenti sulla nuova pagina Moodle. Questo okay. È quello che, noi, che io so, insomma. Confermo, Emilio, confermo questo perché, per esempio, nel mio caso, siccome nell'anno accademico precedente la titolarità dell'insegnamento era di Pietro Meloni, volevamo provare, e io invece facevo la teledidattica, abbiamo provato l'anno scorso, nel momento della scoppia della pandemia, a trasportare le registrazioni, e questo non è stato possibile. Ok, quindi posso sentire io, come si chiama, il dottor, vabbè, insomma, i responsabili, del servizio, se ci possono dare eventualmente una mano e acconsentono a fare un trasferimento eventualmente parziale delle prime lezioni dell'anno scorso sulle pagine di quest'anno. Mi informerò, insomma, cerco di darmi da fare da questo punto di vista. Scusate se vi interrompo, vorrei riprendere la domanda che ha posto il collega precedentemente, che ha chiesto se si può chiedere il conferimento, insomma, di 12 crediti formativi in area scientifica. Ecco, un chiarimento, perché appunto avendo conseguito una laurea L32 triennale mi sto chiedendo se devo conseguire i 6 crediti formativi appunto riferiti all'ambito di, cioè se quelli sono obbligatori. Grazie. Mi aiuti, dottoressa, L32 significa, ora io ho... Scienze naturali e ambientali. Ovviamente non posso insegnare perché, non avendo conseguito una laurea magistrale, questo mi è interdetto, però volendomi avvantaggiare volevo capire se sono obbligata a conseguire i 6 crediti formativi, i 6 CFU in ambito D. Lei non ha nessun riconoscimento di crediti? No, ancora non ho fatto l'iscrizione. Ma pensa di non averlo? Cioè, questo non lo so, appunto. Se ho ben capito, siete voi che valutate. Sì, no, ho capito. Se lei è solo laureata in scienze naturali e ambientali, le dico subito di no, che a meno che non abbia seguito il corso della professoressa Giozzo, quello su didattica delle scienze della terra e dell'ambiente. No, ovviamente, infatti era per questo che volevo capire in riferimento appunto alla domanda che aveva fatto. Lei non ha riconoscimenti, lei è costretta a gioco forza a mettere un corso in ambito D, perché se no non arriva a 24. Era esattamente quello che chiedevo, grazie, perché non avevo ancora ben capito, perché non vi avete fatto una distinzione chiara fra chi ha già conseguito una laurea magistrale e chi invece la triennale come me. Per cui, insomma, ero un po' confusa su questo. No, ma mi scusi, però la considerazione prescinde dallo stato, cioè dal livello conseguito, livello di laurea conseguito. Sì, quello stesso. Quello mi era ben chiaro, ci mancherebbe, però non capivo a che cosa si riferiva il collega che precedentemente ha chiesto se potevano essere riconosciuti i crediti formativi in ambito... mi sembra Bio05 e Team04, non mi ricordo esattamente che cosa aveva detto, quindi chiedevo un chiarimento, ecco, su quello. Sì, no, io ho capito che lui stava chiedendo se poteva mettere due esami, uno del Bio05 e uno di Team03, e la risposta è sì.
Volevo un chiarimento su questo, non avevo esattamente, non avevo capito, ecco. La ringrazio, arrivederci. L'ambito D è l'unico che consente di mettere due esami ed è possibile farlo facendo poi due soli degli altri tre ambiti. Questo è il contenuto delle varie affermazioni che abbiamo fatto. Dunque, gli esami di storia e geografia sostenuti nella laurea triennale Scienze storiche dei beni culturali danno riconoscimento dei crediti? No, sono esami disciplinari e quindi non li abbiamo mai riconosciuti. Ho richiesto la valutazione prossima alla laurea in giurisprudenza, quindi faccio direttamente l'immatricolazione. Sì, certo, perché non ha. Dottor Matteo Tanidi, avrete brevi domande? È sempre. Sì, sono io. Prego. Sì, cercherò di essere brevissimo. Allora, una era il ruolo del TFA, se fosse stato integralmente sostituito dalla magistrale più 24 crediti, cioè quello che era il TFA in passato, adesso non sono espertissimo, però insomma, per l'accesso al concorso serve la magistrale più i 24, da quanto ha detto. Volevo una conferma su questo. Seconda cosa. Io mi orienterei per la classe di insegnamento A19 in storia e filosofia, stando frequentando la magistrale in storia e filosofia e indirizzo filosofico. Diciamo, avevo una perplessità sul fatto di seguire didattica della storia o didattica della filosofia o entrambe, volevo un consiglio da parte vostra. Numero tre, il fatto che ha detto, la limitazione che ha esposto prima, cioè che gli esami devono essere diciamo, didattici e non semplicemente disciplinari, altrimenti non sono riconosciuti. Se questa limitazione è inerente soltanto al quarto settore, quello di metodologie didattiche, e non agli altri, perché io ho un esame di etnologia da 12, già da piano di studi, che non è didattico, ma è disciplinare, però ovviamente contavo di farmelo riconoscere. Tre Sì, domande. la ringrazio molto, anche queste sono domande interessanti. Sulla prima, vabbè, la risposta è banale, sì, confermo che diciamo, adesso si procede esclusivamente con laurea magistrale più 24 CFU. Sulla terza, appunto, salto un attimo la seconda. Oddio, ho detto troppo presto perché sono già E dimenticato. le ripeto al volo, Chiedo scusa, ma sono. cioè, quando ha detto semplicemente che i crediti, diciamo, gli esami didattici e non Ah, semplicemente sì, no, disciplinari. no, ok. Sì, no, la cosa, allora, è un po' articolata. Vale per tutti, in principio per tutti gli ambiti. Vale per tutti gli ambiti, per cui, per esempio, la collega di psicologia e il collega di pedagogia effettuano una selezione su quelli che vengono portati a riconoscimento. Quindi anche per pedagogia e psicologia, ma anche per antropologia c'è un'attenzione e una valutazione. Per l'antropologia la situazione però è peculiare perché gli antropologi a livello nazionale con la loro associazione hanno espresso una dichiarazione sul riconoscimento crediti che noi applichiamo, abbiamo adottato, essendo stata portata, fatta presente alla commissione e quindi è stata inserita nel nostro originario verbale con cui siamo partiti nel 2017-18, per cui tutti gli MDA01 in pratica alla fine vengono sostanzialmente riconosciuti. Etnologia sicuramente è un esame che viene riconosciuto, per dire. Però gli esami di diciamo non MDA01 invece non vengono riconosciuti. Quindi ci sono delle fattispecie in cui l'antropologia in qualche modo è inserita in esami di sociologia oppure in esami di filosofia,
e quelli non vengono riconosciuti. Quindi è, però è più è legato al, diciamo, alla sovrapposizione di due effetti. Uno, il settore scientifico disciplinare, che non è esattamente quello previsto, che non è quello corretto, e due, il contenuto dei programmi di quei corsi. Spero di aver risposto. Sì, grazie. Sulla seconda domanda, dunque, io gliel'ho detto, ho fatto proprio, mi sembra, il vostro esempio nella discussione, insieme a quello di fisica e delle discipline scientifiche, anche quello di discipline umanistiche, per quel che vi riguardava. Secondo me, ora, voi, lei in particolare, diciamo, con la sua laurea, si ridurrebbe le sue possibilità a due classi di concorso. Se sceglie entrambi, se ne gioca una, che forse è un po' controproducente, non lo so. Cioè, nel suo caso, l'orizzonte temporale non è come per i fisici e gli ingegneri, che hanno 6, 7, 8, 9 classi, no, a disposizione, quindi se ne tagliamo 4 o 5 ne rimangono comunque altrettante, quindi il tempo dei concorsi è talmente lungo che non fanno il tempo esaurito. Per lei può essere un po' diverso, e attenzione, soprattutto magari nella fase in cui esce il concorso che le compete, che ne so, può esserci una situazione per cui c'è più bisogno, no? E c'è più accessibilità alle cattedre su una classe di concorso piuttosto che sull'altra. Ma comunque si insegnano, è possibile insegnare ovviamente entrambe? Cioè, lei ha diritto a insegnare entrambe. Se fa la scelta doppia, sia di didattica della storia che di didattica della filosofia, ne perde una, almeno momentaneamente, che poi dovrebbe recuperare riscrivendosi eventualmente al PF24 e dando in più l'esame di MPED 04. Capito? Grazie mille. Mi scusi, signor Mariotti, io invece mi sono connessa adesso su questo link, perché nell'altro link le avevo chiesto la domanda sul riconoscimento crediti, come cambiarlo online. E volevo spiegare la questione, che la mia situazione è che io ho una laurea triennale all'Università per Stranieri, al Conservatorio il diploma di vecchio ordinamento, e una laurea magistrale conseguita all'estero. Quindi io, nella domanda di iscrizione, siccome mi era stato chiesto per quali corsi lei si vuole, quali corsi vuole che si vuole convalidare, io avevo semplicemente segnalato pedagogia generale dell'Università per Stranieri, che mi è stata convalidata. E siccome questa laurea magistrale conseguita all'estero è in fase di equipollenza, gliel'ho proposta, messa lì, perché ho visto che c'erano due CFU extra per laurea estera o qualcosa del genere, non so se mi sbaglio, se mi ricordo male. E di risposta ho ricevuto questi 6 crediti riconosciuti di pedagogia generale e 9 crediti di didattica dell'italiano a stranieri, che io non posso più cambiare. Però io questi 9 CFU non li ho richiesti, e inoltre ce ne sono possibilmente altri di cui potrei fare richiesta, ma che ancora, finché non ho l'equipollenza, non posso richiedere. Sì, ma dunque, quindi, allora, l'argomento chiave, secondo me, è questo, abbia pazienza. Lei, in sostanza, mi sembra che abbia scritto che desidera insegnare musica. Esatto. Questo sì. È il punto chiave, giusto? Vabbè, io faccio presto, le cambio la declaratoria e le lascio il riconoscimento per i soli 6 crediti di pedagogia. La questione è che il mio master conseguito all'estero è in etnomusicologia, che potrebbe essere, in teoria potrebbe essere un esame di antropologia. No, ma quello non viene riconosciuto. Ah, perché ne è sicuro? Come? Sì, cioè non è riconosciuto, perché non esiste un esame di etnomusicologia in Italia. No, non è considerato. Non viene, è uno di quegli esami, laterali di antropologia, che non garbano agli antropologi.
Perfetto. Posso dire posso aggiungere una cosa su questo, Emilio? Scusa, no, certo, visto che ci sei, devi. Dipende da se appunto la dottoressa Iozzi ha fatto un esame di antropologia di base, cioè un esame all'interno del quale c'era un manuale di antropologia. In quel caso tendenzialmente viene riconosciuto, però c'è bisogno di dimostrare di aver di fatto studiato un manuale. Mi sembra che questa sia stata la tendenza da parte di chi si è occupato del riconoscimento crediti nel corso degli ultimi anni. Mm. Sì, sì, confermo. Mm. Certo. Va bene. Okay. Però mi dica cosa devo fare, abbia pazienza. Sì, sì, no, se mi può... Io decancello sì. Il riconoscimento sulla Dedin 02. Sì, di dati italiani stranieri, sì. Quindi le lascio il riconoscimento su pedagogia, va bene? Sì, bene, grazie. Ok, grazie a lei. Arrivederci. Potrei frequentare tutti i corsi su Moodle e mi vengono riconosciuti? Sì, anche le prove d'esame potranno essere sostenute tutte da remoto, se detto o non è detto. È possibile rivedere le registrazioni di incontro? Sono imbarazzato, ma... Non esiste, ahimè, cioè esiste, ho incominciato a registrare dall'inizio delle domande, che forse, visto che io sono barboso, è più interessante. Se il titolo di studio dà accesso a X classi di concorso, previa integrazione qualcosa, se si inserisce MPED 04 vale come integrazione? No, l'ho detto, non è che è un toccasana, è una cosa che... una bacchetta magica che trasforma i rospi in principi, insomma, è semplicemente che dà la garanzia di conservare tutto quello che uno ha, ma non può aggiungere nulla. Dove verranno caricate le slide precedenti? Sul sito, sulle pagine web che sono indicate. Questo è un loop logico. L'indirizzo è pubblicato sulle slide. Vabbè, no, era una mia battutaccia. Massimiliano comunque l'ha segnalato qui. Se sono iscritto a un corso di laurea magistrale, secondo esonero dalle tasse grazie alla borsa di SU, questo si è già detto. A Tommaso abbiamo risposto. Posso farmi riconoscere un corso anche se questa ha più di 6 CFU? Assolutamente sì. Se pensa di avere tutti... Ok, grazie, ha già risposto. Si potrebbe rispondere anche a queste domande, gentilmente. Quali domande? Aiuto. La signora Tania Surace, non so a cosa si riferisca, mi dispiace. Chiedo la domanda sia scorsa. Se dopo aver conseguito 24 crediti e quindi dopo aver concluso il percorso si dovesse decidere di cambiare Ateneo, la validità del PF 24 decadrebbe... Allora, non è che decade, però in sostanza uno deve portarsi a riconoscimento le cose fatte nel PF24 di Siena, lì dove si trasferisce. E diciamo, fra PF24 non ci sono problemi, almeno io questa è l'impostazione che do alla Commissione di riconoscimento crediti, però sono norme nazionali, insomma. Cioè. Ok, ma a Tania ha risposto Massimiliano. Ho una magistrale in biologia con possibilità di accesso a 4 classi di concorso, fra questi da 50. Per accedervi è necessario possedere almeno 12 CFU in ambito geo, quindi per non perdere una classe di concorso, farei 2 esami in ambito D, tuttavia rimarrebbero fuori 6 CFU in ambito geo che mi impedirebbero di accedere alla cassa 50. Come faccio a ottenere questi 6 crediti in eccesso? Uno deve chiedere di poter fare un esame a scelta dello studente, quindi come un esame in più rispetto alla sua carriera, un esame supplementare. Se non è uno studente ed è un laureato, può farlo lo stesso da esterno e in questo caso comunque sia
diciamo, non deve pagare ulteriormente le tasse, non deve ripagare le tasse che ha eventualmente già pagato con il PF24. Posso intervenire per completare questa cosa, Emilio? Vai, Daniele, prego. Sì, la domanda che faceva il dottor Balzano si può ribaltare anche per i laureati in geologia, e ci sono stati dei casi in cui è stato scelto come crediti liberi il corso che io faccio a scienze naturali, che è una biologia generale, che vale per altri 6 crediti, anzi in quel caso erano 9, proprio per compensare i crediti necessari all'accesso al concorso. Quindi vale bio e geo, vale sia per i laureati in biologia che per i laureati in geologia, ribaltando le cose. E questo, grazie per la domanda, perché ci sono, anche stamattina ho ricevuto in dipartimento una studentessa, quindi sono venute fuori anche queste questioni, insomma, queste domande. Grazie. Ok, allora mi sembra, avendo scorso un po' il resto della lista, che le domande sono ripetizioni di quelle a cui abbiamo già risposto, e quindi io direi, essendo trascorse 3 ore dall'inizio, che possiamo dichiarare chiusa questa riunione, che è diventata una riunione fiume. Ringrazio tutti, ringrazio di nuovo il rettore, ringrazio tutti i docenti come si dice oggi, ci hanno messo anche proprio la faccia, letteralmente, per farsi riconoscere, per farsi conoscere i loro prossimi studenti, e per la disponibilità che hanno sempre dato per questi corsi e, diciamo, per tutte le necessità che si sono create in questi 4 anni. Molto spesso sono sempre gli stessi. E ringrazio tutti i partecipanti, e spero di essere stato, nonostante gli errori e le defaianze, sufficientemente chiaro, e in bocca al lupo a tutti. Non vi peritate eventualmente a contattarmi di nuovo se ci sono ulteriori necessità. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie a voi. Grazie. Buonasera. Arrivederci a tutti. Buonasera a tutti e a tutti. Ciao.